Sapevi che se hai rinegoziato o estinto in anticipo una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, hai diritto alla restituzione di una parte della somma? Questa informazione può valere parecchio. Le banche e le finanziarie ovviamente non te lo dicono perché non gli conviene e non te lo dicono neppure le agenzie alle quali forse ti sei rivolto per ottenere il prestito perché non gli interessa, per loro l'affare è concluso nel momento in cui hanno incassato la provvigione. L'associazione Adifesa, che ha collaborato alla realizzazione di questo video, nasce proprio per contestare questi tipi di comportamenti scorretti da parte delle banche finanziarie, ottenendo così rimborsi per migliaia di associati. In questo video voglio farti capire come ottenere il rimborso della cessione del quinto. Potresti recuperare una cifra consistente se sai come fare. Tutti pronti allora? Sigla! Questa è la legge! Prima di spiegarvi come ottenere indietro i vostri soldi, vi ricordo cos'è la cessione del quinto. Si tratta di una forma di prestito molto diffusa tra i dipendenti. In pratica, voi ottenete un prestito da una banca o da una finanziaria e garantite la restituzione delle somme ordinando direttamente al vostro datore di lavoro di versare un quinto del vostro stipendio alla stessa banca o finanziaria. La cessione del quinto dello stipendio è disponibile per i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato. La cessione però non può durare più di 10 anni. Nel caso di dipendenti con contratto a tempo indeterminato è possibile cedere fino a un quinto dello stipendio netto mensile. Questo limite è stabilito per garantire che il dipendente abbia comunque una parte sufficiente del suo stipendio per sostenere le spese poi personali. Una volta che hai fatto la cessione del quinto, potresti decidere di rimborsare il prestito in un'unica soluzione. Magari non ti va più di vederti detrarre ogni mese un quinto dallo stipendio e in più tutto questo ha un costo in termini di interessi. Quindi puoi procedere all'estinzione anticipata. La puoi fare in qualsiasi momento, anche il giorno dopo che hai firmato il contratto. Un'altra opzione che hai è il rinnovo della cessione del quinto. È una riattivazione del prestito in corso per prolungare la durata e ricevere una somma maggiore rispetto a quella iniziale. La rinnovazione è possibile se sono trascorsi almeno i due quinti, cioè il 40% del periodo di rimborso programmato. Ad esempio, se erano state convenute 120 rate, si può rinnovare dopo averne già saldate almeno 48. Ciò che in pochi sanno è che se hai fatto una cessione del quinto dello stipendio e l'hai estinta anticipatamente o l'hai rinnovata, ti spetta un consistente rimborso. Ti devono restituire una parte dei soldi che avevi pagato un po' alla volta nelle singole rate fino al momento dell'interruzione. Molti interrompono il prestito prima della scadenza per risparmiare sugli interessi, ma non sanno che una parte di questi interessi sono già stati calcolati in partenza e spalmati su tutte le rate del finanziamento. Se la cessione del quinto viene estinta, quegli interessi non sono più dovuti. Inoltre ci sono altri costi importanti come quelli di apertura della pratica e della polizza assicurativa di copertura in caso di morte prematura o infortunio grave del lavoratore che incidono sugli oneri complessivi che chi chiede il prestito paga un po' alla volta, specialmente sulle prime rate. Il capitale viene restituito in maggior parte alla fine. Le prime rate sono composte prevalentemente proprio dagli interessi e dai costi del finanziamento che la banca o la finanziaria intendono incassare subito. Ebbene, tutti questi costi che proprio queste banche, proprio le società finanziarie hanno incamerato dal cliente che li aveva anticipati nei vari pagamenti rateali, vanno restituiti nella quota parte commisurata alla durata residua del contratto che è stato interrotto. Ad esempio, tu hai pagato l'assicurazione stipulata a garanzia al momento della cessione del quinto per 10 anni, ma se hai estinto il prestito dopo 4 anni, la parte di premio relativa agli altri 6 che in parte avevi anticipato perché era incorporata nelle rate pagate, dovrà esserti restituita. Quindi l'importo è più elevato per le cessioni del quinto interrotte parecchi anni prima della scadenza. A seconda dei casi, potresti avere indietro centinaia o anche migliaia di euro. Vediamo ora, entrando un po' nel tecnico, a che titolo ti spetta il rimborso della cessione del quinto. Con questa spiegazione capirai perché la tua richiesta è fondata in base alla legge e pertanto hai diritto a farti restituire le somme pagate in più. La Corte Costituzionale, con la sentenza 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità di una norma del testo unico bancario che limitava i rimborsi ai soli costi variabili, cioè quelli dipendenti dalla durata del contratto, e li escludeva invece per gli altri costi, tra cui rientravano proprio
quelli che ho appena elencato. Con l'eliminazione di questa norma adesso la restituzione deve riguardare il costo totale del credito concesso e non solo i costi variabili. La posizione della Consulta si allinea a quella della Corte di Giustizia Europea con la nota sentenza Lexitor, in base alla quale, in estrema sintesi, in caso di estinzione di prestiti ai consumatori prima della naturale scadenza, il cliente ha diritto alla restituzione di tutti i costi che erano stati posti a suo carico senza distinzione, limitatamente al periodo in cui non ha goduto del finanziamento. Ad esempio, in un prestito di durata decennale interrotto per estinzione anticipata dopo 6 anni, la quota parte dei costi relativi ai 4 anni rimanenti e non fruiti dovrà essere rimborsata se chi aveva erogato il prestito l'aveva già incassata, in quanto era stata spalmata nelle rate periodiche pagate dal cliente. Ecco perché nel caso della cessione del quinto rinnovata o interrotta prima della scadenza per estinzione anticipata sorge il diritto al rimborso di quanto pagato in più. Il rimborso della cessione del quinto non è automatico, ma avviene su richiesta. Devi quindi presentare un'apposita domanda a chi ti aveva erogato il prestito, possibilmente avvalendoti dell'ausilio di un soggetto specializzato, come un professionista o un'associazione specializzata nella tutela dei consumatori. E se la banca o la società finanziaria si oppone, devi instaurare una causa giudiziaria con l'assistenza di un avvocato esperto, ma il più delle volte non è necessario arrivare a tanto se la richiesta è ben impostata e contiene gli elementi che adesso ti indicherò. Puoi chiedere il rimborso delle cessioni del quinto interrotte anticipatamente solo negli ultimi 10 anni, altrimenti il credito è prescritto. Ma come fare per ottenere questo rimborso? Innanzitutto devi fare una richiesta alla banca o alla finanziaria che ti aveva erogato il prestito. Fai una lettera raccomandata o una PEC. Se l'istituto erogante è onesto, ti restituisce spontaneamente quanto ti spetta e ti invia il prospetto di calcolo e di liquidazione cui segue il bonifico in accredito. Se invece la banca non ti riconosce il rimborso, devi rivolgerti all'ABF, l'arbitro bancario e finanziario, un organismo specializzato per risolvere queste controversie. L'istanza costa 20 euro. Oppure devi rivolgerti al giudice civile con l'assistenza di un avvocato. Occhio a questo suggerimento. Munisciti di una perizia per individuare tutti questi costi nascosti che devono essere rimborsati, ma non sono facili da individuare. Spese di istruttoria, commissioni di gestione e di incassorata e così via. Nella maggior parte dei casi il contratto non è chiaro e allora ci vuole un esperto per fare i conteggi esatti della somma che ti spetta. La strada più economica e chiedere aiuto a un'associazione consumatori come Adifesa. Perché è la scelta più economica? Considera, per dirne una, che Adifesa non ti chiede di pagare nulla prima di avviare una perizia econometrica e pratica. Nel momento in cui vinci il ricorso, grazie al loro supporto e ricevi il rimborso dalla banca, ti viene richiesto un contributo economico che sarà comunque utile all'associazione per continuare la sua battaglia contro le banche poco trasparenti. Con l'aiuto di un gruppo di esperti come quello di Adifesa, che già da anni si occupa di tutelare i consumatori, avrai quasi sicuramente un rimborso garantito, perché l'associazione ti segue in tutta la procedura di rimborso bancario. Con il rimborso della cessione del quinto puoi recuperare cifre considerevoli, mediamente qualche migliaio di euro in base all'entità del prestito che avevi ricevuto. Il rimborso comprende le seguenti voci applicate alla cessione del quinto dall'istituto erogante e che dunque incidono sul costo complessivo del finanziamento, ben al di là della somma concessa in prestito. 1. Le spese di istruttoria per l'apertura della pratica e la concessione del prestito. 2. Le commissioni di attivazione, di intermediazione e di gestione, o comunque diversamente denominate. 3. Le spese di incasso delle rate. 4. Il costo dell'assicurazione sul prestito, che viene stipulata per coprire il caso di morte o di perdita del lavoro. 5. Gli oneri erariali, cioè le imposte, tasse e bolli. Il tutto con l'aggiunta degli interessi legali maturati dalla data della domanda a quella di effettivo soddisfo del credito. Si tratta, in sintesi, delle spese ed oneri non maturati in tutto o in quota parte a causa dell'intervenuto rinnovo dell'estinzione anticipata. Questi importi devono essere restituiti a chi aveva ricevuto la cessione del quinto e così ha interrotto l'originario piano di rimborso programmato, ma aveva già pagato quei costi applicati al contratto inizialmente stipulato. Tieni presente che tali importi erano stati calcolati ed applicati in base alla scadenza naturale del contratto di cessione, che può durare da un minimo di 24 mesi a un massimo di 10 anni, ma a seguito dell'interruzione del piano non hanno più ragion d'essere e non sono più dovuti. Perciò devono essere restituiti ove si riferiscano alla durata residua del contratto, quella che appunto è stata modificata per effetto dell'estinzione anticipata o del rinnovo.
nuovo. In media i consumatori ottengono il soddisfacimento delle loro pretese in circa 1 o 3 mesi in caso di successo a seguito della formale lettera di reclamo all'istituto di credito, oppure di 6-8 mesi davanti all'ABF e in 12-15 mesi davanti al giudice, considerando solo il primo grado di giudizio, e salvi quindi i tempi ulteriori se la banca soccombente dovesse proporre appello. Questa è la legge! Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge!